faccio questa canzone perché certe signore, certe persone che si credono esperte di letteratura, forse perché hanno visto due libri che magari non sono nemmeno classificabili come libri, si sentono in dovere di scrivere su un giornale di merda, perché è un cazzo di giornale di merda, come la Biblioteca Italiana, di stronzate, stronzate riguardo le traduzioni. Questi figli di puttana, anzi no, questa figlia di puttana, perché è una figlia di puttana, anzi un eufemismo, perché le puttane almeno stanno, rimangono al loro posto e non vengono a disquisire in faccia, a insultarci, a dire che la nostra letteratura fa cagare, che ci dobbiamo mettere delle merdine là, quelle romantiche schifose che fanno proprio cagare al cazzo, cioè Madame de Stael, ma ti guardi in faccia? Ma noi abbiamo cagato fuori razzo, ma te ti devi stare proprio zitta, ma sei una puttana schifosa, sei un testicolo, sei un cazzo di testicolo, ma come porca troia ti permetti, cioè, ma chi cazzo ti ha dato la possibilità, perché ti hanno pubblicato, ma chi cazzo ti ha pubblicato letterata francese di merda, cioè, se voglio, cioè, io non volevo dire, cioè, io volevo essere aperto, rispettare tutte le culture, ma la vostra letteratura, quelle cagate nord europee, cupe, fanno proprio schifo al cazzo, cioè, io non me le leggerei, nemmeno se mi dovessero ficcare un cazzo di dildo in culo, mi ficco sto flauto in culo piuttosto di leggermi questa merda, perché merda, siete solo merda. Ma cosa volete insegnare a chi sulle traduzioni, su sto giornale di merda? Ma poi sai che cazzo me ne frega a me? Io c'ho la villa, cioè io sono un porca troia di nobile, tu sei una puttana schifosa che probabilmente succhi il cazzo a Stendhal per hobby. Cioè io se voglio, ma sai che faccio? Io prendo un pezzo di Ovidio e ne faccio 50 poemetti diversi, uno più merdoso dell'altro, e tu non fai niente, fai, tu te ne stai a leggere Balzac. Madame de Stael, ma che cazzo di titolo è, ma perché, cioè, come ti permetti, cioè, ma poi ci stanno pure quattro cretini che la seguono e scrivono, ah, il giarro, ah, la lettera semiseria a Cristomo, al suo figlio, ma che cazzo volete cancellare quel poco di italiano che è rimasto, ma siete delle brutte puttane, ma andate a cagare. Se noi volevamo fare le traduzioni, non facevamo le traduzioni, facevamo Google Traduttore, che funziona meglio, perché poi c'è... E niente, questi mo si vogliono mischiare la lettera italiana con... la lettera francese, fare questo coso francesismo, ma secondo me, cioè, sono proprio, che cazzo vogliono fare, ma non si ricordano, ma 7 luglio 2006 vi abbiamo alzato la coppa in faccia, a voi fra mangia baguette di merda, ma cazzo, mi ficcati una baguette nel culo, Madame de Stael, Grosso ha segnato il rigore, tu stai solo rosicando, questo è un tuo piano per far rovinare la letteratura italiana, è un piano per rovinare la letteratura italiana, perché voi non ci volete come nazione, perché siete degli stronzi, perché vi è cagato in faccia, perché sono 10 anni che perdete solo in finale, pure Eder vi ha segnato, un cazzo di rasta di merda vi ha segnato, e allora mandate le ragazze a scrivere sui giornali italiani, puttanate femministe, traduzioni, puttanate omosessuali, io non ne posso più, cioè... Cioè, guarda, Dio Tima, guarda, il corso di letteratura drammatica di Shakespeare, ma mi ci pulisco il culo! La differenza fra me e te è che tu sei un borghesotto del cazzo, ma io sono aristocratico, io ho la rendita, io ho 50 coloni che schiavizzo, Madame de Stael. Tu invece
dovrai prostituire per portare avanti quel tuo ingegno del cazzo, brutta puttana. Ma che cazzo parlo a fare, che questo gli piace mangiare, sono dei froci su schiacazzi. Raga, ma per noi che ci sta? Scienze, famo volontari, dai, che ce lo convinciamo in qualche modo, riusciamo a ottenere volontari, che alla fine non ci vuole niente. Probabilmente un po' di sta roba andrà tagliata, ma sti cazzi, tanto abbiamo Indyman che fa tutto. Secondo voi me li devo tagliare i capelli? No. Indyman, ma tu parli!